Vivere in questo posto ha un sacco di vantaggi. Primo, tra tutti, la natura. Secondo, tra tutti, è che nessuno vi rompe le scatole e potete uscire tra una pausa di lavoro e l'altra e andare a farvi un voletto in FPV. Quindi prendiamo radio, prendiamo occhiali, drone, batterie e andiamo fuori. Innanzitutto mettiamo a posto la luminosità, se no non si vede niente. Andiamo a posizionarci sul punto dove abbiamo deciso di decollare oggi, che è qui, vicino alla serra. E noi ci mettiamo là. Accendiamo la nostra telecamera per la registrazione. Se vi state chiedendo che telecamera è una Runcam. Magari sotto vi metto il link per gli acquisti. Accendiamo la Taranis Quick 7 con il modulo Crossfire della TBS, fantastico. Ah, il drone è un Mojo 230 del Immersion RC, un Vortex. È una bellissima suoneria quando lo accendete. Pa 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 ra pa. Un style Super Mario. E facciamo un giretto di perlustrazione. Mettiamo in acro mode e vedete che ieri mi sono fatto anche un po' di giri con il trattorino. Ammetto che sto praticamente simulando un tracciato. Un tracciato con il trampolino, qui dobbiamo metterci un bel paletto colorato, qui devo stare attento perché c'è un palo in mezzo, qui passo dietro di me praticamente, era sotterra, giro sui due alberi, passo attorno alla serra. Giro, ritorno di qua, giro su me stesso e di nuovo di qua, rotazione attorno al mio punto e su di nuovo schivando il paletto. Non è male come mini tracciato. Che brutto rumore, l'elica. Andiamo a vedere. Problemino. Sì, ho preso un rametto. Quel rumore aveva senso. Faccio pausa, cambio elica e riparto.